Con la netta vittoria dei due candidati presidenti del centrodestra, Fontana in Lombardia e Rocca nel Lazio, si affronta il dato politico. Si parte dall'astensionismo. Nel Lazio hanno votato poco più del 37% degli aventi diritto, in Lombardia poco meno del 42%. L'astensionismo a cui voi fate richiamo è un dato oggettivo, probabilmente quelli che hanno perso le elezioni erano poco attrattivi e non hanno richiamato i loro elettori alle urne, ma devo dire che l'altro elemento potrebbe essere che anche quelli che non votano per il centrodestra e non si sentono di votare il centrodestra preferiscono farlo vincere perché si rendono conto che governa bene. Un test elettorale che rafforza il governo e consolida la compattezza del centrodestra, dice la Premier Meloni, ancora in luna di miele con gli italiani, ma che pensa già ad accelerare una riflessione sulla riorganizzazione dell'alleanza. Forza Italia e Lega salgono, Fratelli d'Italia resta il primo partito. La forza liberale, riformista, che per esempio è rappresentata, popolare, che è rappresentata da Forza Italia, attira consensi e quindi l'elettore sceglie tra l'originale e la copia, sceglie l'originale, cioè Forza Italia. È arrivato insomma il segno che il buon governo del centrodestra paga, premia, e speriamo che lo sia anche per le regioni del sud, a partire dalla Puglia, che sono le ultime regioni che ormai dovrebbero ritornare a provare un buon governo di centrodestra. Raccoglie i cocci il centro-sinistra e il cosiddetto campo largo per il grillino Conte, un risultato assolutamente non soddisfacente. Qualcuno suona già le campane a morto per il movimento, dice, ma io non esagererei. Il tema è, guardiamo al futuro, e nel futuro bisogna capire se ci sono le condizioni per formulare una proposta politica, però deve essere, come dicevo prima, credibile, non un mosaico impazzito di cose che comunque la gente non capirebbe. Per il segretario Demletta, il PD ha ottenuto un risultato più che significativo nonostante il periodo che sta affrontando. È una semina, continueremo a batterci, continueremo e riprenderemo anche a vincere, però per vincere il Partito Democratico deve cambiare tutto, volti, metodo, visione, ritrovare chiarezza e coraggio, perché evidentemente le persone non si sono più riconosciute in questo partito, soprattutto quelle che oggi in Italia fanno più fatica.